Stanton, Julien e la Volpe, edito Baba Libri. Julien? Julien viveva tutto solo, da sempre, e gli andava bene così. Tutti gli animali in superficie cercavano di mangiarlo, e quelli sottoterra gli stavano fra i piedi. Così aveva fatto in modo di evitare chiunque. Sapeva come schivare talpe, conigli, tassi. Sapeva come nascondersi dal contadino e dal suo cane. Sapeva a quale ramo aggrapparsi per sfuggire al barbagianni affamato e tornare a casa sano e salvo. Julien però non sapeva di essere osservato. Quella notte la volpe si avvicinò furtiva alla casa di Julien e, ricorrendo a tutta la sua bravura e astuzia, sfondò con un balzo la finestra. La volpe mostrò i denti, ululò e ringhiò, ma non riuscì a raggiungere Julien. La volpe si era incastrata. Scusa il disturbo, saresti così gentile di aiutarmi? Aiutarti? Protestò Julien. Hai appena cercato di mangiarmi. Credo che no, ero solo passata a vederti se stavi bene. Non sto bene per niente. Il tuo testone è dentro la mia casa. D'accordo, ma se mi aiuti prometto che non rivedrai mai più nemmeno il mio testone, dichiarò così la volpe. Julien non voleva una volpe dentro casa, perciò uscì ad aiutarla. Tirò la volpe per la coda, la spinse, la strattonò per le orecchie, ma la volpe non si mosse. Quando arrivò l'ora di cena, Julien non riuscì a sopportare lo sguardo triste e affamato della volpe. Così condivise con lei quello che aveva. Mangiarono e chiacchierarono fino a notte fonda. La volpe capì che era più bello cenare con Julien piuttosto che avere Julien per cena. E Julien comprese che avere un ospite non era poi così terribile dopo tutto. Il giorno dopo, Julien cambiò strategia e, con un piccolo sforzo, la volpe fu di nuovo libera. Grazie, disse la volpe prima di scomparire nel bosco. Quindi Julien tornò alla sua vita solitaria, proprio
come piaceva a lei. O a lui, meglio. Schivò conigli, talpe e tassi. Si nascose dal contadino e dal suo cane. Ma quando cercò di sfuggire al barbagianni affamato, mancò la presa e cadde dal ramo. Questa volta sembrava proprio che Julien non sarebbe tornata a casa sano e salvo. Julien però non sapeva di essere osservato. La volpe si avvicinò furtiva e, ricorrendo a tutta la sua bravura e astuzia, inghiottì Julien in un boccone. Il barbagianni considerò l'idea di litigare, ma alla fine lasciò perdere. La volpe aspettò e poi aprì la bocca. Adesso siamo poi, disse la volpe. Come dici? Chiese Julien, completamente fradicio. La volpe posò Julien a terra. Adesso siamo pari! E sorrise. Da allora, Julien e la volpe continuarono a stare per conto proprio, ma ogni tanto Julien cenava con un'amica.